genitori del piccolo Samuele non hanno mai rilasciato nessuna dichiarazione diretta sull'accaduto. Quindi il virgolettato che compare su agenzie di stampa, su in rete, non è certamente di loro paternità. Io sto qui perché mi è richiesto di fare un po' da cuscinetto rispetto a questa, non dico aggressione, ma questa oggettiva, diciamo... oggettiva situazione che gli crea turbamento, sconcerto e evidentemente strazio. Nella nota che ho fatto e che ho diramato e che avrete sicuramente letto, si fa riferimento a stare attenti ad oggi che è un giorno di dolore e di riservatezza. Oggi sono i funerali del piccolo Samuele, ieri c'è stato un incarico al medico legale per la consulenza autoptica. Ovviamente sono due giorni che sono particolarmente sentiti e particolarmente tristi per i genitori. Mi risulta che Mariano Cannio, erano anni che si dedicava a lavori di carattere domestico, non solo presso la famiglia di Gargiulo, i genitori di Samuele Gargiulo, ma anche presso altri familiari della famiglia Gargiulo e altri parenti della Gargiulo, non da 6 mesi o 6 ore, ma da anni. E non era affatto tesi, anzi era una persona che chiedeva spesso di, avendo bisogno evidentemente di un sostentamento di carattere economico, di andare a svolgere queste attività domestiche presso le abitazioni dei vari componenti della famiglia Gargiulo. Nel caso specifico, peraltro, sapete perfettamente bene che la mamma di Samuele, incinta all'ottavo mese, mai come in questo momento aveva bisogno veramente di un aiuto di carattere domestico. E la situazione è questa, quindi rapporti tesi. L'incarico. Solo l'incarico, le operazioni sono iniziate alle ore 13 di ieri. Alle ore 13 di ieri. 30 giorni riservato per il deposito dell'esito della consulenza. Zero. Il contenuto dell'incarico peritale ovviamente è un atto di carattere istruttorio, a voi non manca modo di capire cosa possono essere state le indicazioni e le richieste effettuate dal pubblico ministero. L'idea è che solo che è una tragedia, punto. Assolutamente no, né sulle cause, né sulla dinamica, né nessun altro. Va contestualizzato, che peraltro non è neanche un video attuale, è un video che risale perlomeno a 2 anni fa, per quello che mi è stato detto, ed è un video che è completamente scollegato a quello che è successo. Cioè sono meccanismi mentali di chi associa quel video alla tragedia a far ipotizzare, e questo peraltro è il timore della famiglia, ipotizzare le cose più incredibili. La famiglia non cerca né vendette né soluzioni catastrofiche nei confronti di Mariano Cannio. La famiglia aspetta solamente la verità, cioè di capire perché è successo, di perché, neanche come, ma perché è successo. Certo, non hanno nessuna responsabilità neanche di carattere morale, perché almeno ci è sembrato, ripeto, questa è la ragione del nostro incontro di stamattina, di capire che come se in fin dei conti la mamma, i genitori avessero un pochettino lasciato andare il figlio in modo superficiale, stupido e quindi poi criminale, nelle mani di una persona che non stava bene. La persona non sta bene, a noi non ci risultava affatto, alla famiglia non risultava affatto. In casa la mamma era presente, Samuele non era affidato a Mariano Cannio, il quale svolgeva delle funzioni puramente di carattere domestico, le pulizie in senso stretto, all'improvviso grida e la morte di Samuele. Scusi, quindi, ma questo signore quindi non ha dato mai segni di squilibrio? Mai? E allora... Per quanto mi è stato riferito, mai. Quindi una persona apparentemente tranquilla. Tranquilla, anzi, che godeva fiducia perché dava un senso di tranquillità. Adesso si parla di... La famiglia mi ha chiesto di chiedervi attenzione per il loro dolore e loro aspettano con estrema tranquillità la verità che verrà fuori dalle indagini della Procura della Repubblica. Senta, ma la famiglia...